sapreste rispondere alla domanda chi ha inventato il cinema? Se la vostra risposta è i fratelli Lumière, sarebbe anche giusta, ma non al 100%. Oggi, all'interno della serie di video Storie dal cinema, partirà un'altra serie appendice, Storia del cinema, che verrà divisa in parti. Questo mese coprirà il periodo che va dagli anni 90 dell'Ottocento, anche se all'inizio andremo leggermente più indietro, fino ad arrivare agli anni 10 del Novecento. Come primissima cosa, quindi, immergiamoci proprio in quella che è la nascita effettiva del cinema. Tornando alla domanda iniziale, beh, sì, i Lumière hanno giocato il ruolo più importante nella nascita della settima arte, però non sono stati i primi ad aver lavorato a ciò. Sono stati sotto certi punti di vista solo i più furbi. Questo è l'anno in cui tutto inizia a muoversi, piano, lentamente, ma si muove. Già nel 1878 il fotografo inglese Muybridge condusse una serie di esperimenti utilizzando una serie di fotocamere sincronizzate per catturare il movimento degli animali e degli esseri umani. Queste furono ufficialmente le prime immagini in movimento della storia. Nel 1879 sempre Muybridge sviluppò il zoopraxiscopio, un dispositivo che proiettava immagini in movimento basate sulle sequenze fotografiche. Il suo nome deriva da zoo, animale, praxis, movimento, e scopio, vedere, e letteralmente significa strumento per vedere il movimento degli animali. Il dispositivo consisteva in un tamburo rotante con una serie di immagini disegnate o fotografie, montate attorno al perimetro esterno del tamburo. Le immagini rappresentavano diverse fasi del movimento di un oggetto o di un animale. Quando il tamburo veniva fatto girare rapidamente, guardando attraverso delle fessure nella parte superiore del dispositivo, l'effetto di movimento veniva creato poiché l'uomo, l'occhio umano, non riusciva a percepire le singole immagini e vedeva invece una sequenza fluida di movimento. Ma andiamo avanti. Thomas Edison, che conoscerete sicuramente per la lampadina elettrica, nato a Milano, nell'Ohio, è noto principalmente appunto per aver inventato la lampadina elettrica. Ma allora lui cosa c'entra con il cinema? Nel 1888 Edison presentò il suo kinetoscopio, una macchina per la visione individuale, attenzione, di brevi filmati. Il kinetoscopio è la naturale evoluzione dello zoopraxiscopio, infatti funzionava attraverso una serie di fotografie in movimento disposte su un nastro, che creavano l'illusione quando veniva fatto girare velocemente davanti a una luce. Per vedere questo breve filmato però si doveva adottare una posizione poco comoda. Immaginate se oggi al cinema fosse stata questa la posizione per vedere il nuovo Avatar di turno. Ma eccoci finalmente nel 1895, l'anno in cui cambiò per sempre il mondo dell'intrattenimento. Arrivano i fratelli Lumière. Dopo essersi diplomati in fisica e chimica, depositarono diversi brevetti, ben 95. Ma la loro invenzione più rivoluzionaria arrivò il 13 febbraio 1895. Ovvero, scusate il mio francese, l'appareil servant à l'obtention et la vision des approuvés chronophotographiques. Ho provato a dirlo nel modo più francese possibile. Comunque è conosciuto meglio come il cinematografo. Questo dispositivo permetteva di riprendere e proiettare immagini in movimento, aprendo le porte finalmente al mondo del cinema. Il 22 marzo 1895 i Lumière presentarono il loro primo film, La sortie des Unes, ovvero delle persone che uscivano da una fabbrica. Esattamente, è questo il primo vero film dei Lumière, non il treno. Ma ci arriveremo dopo. Nel giugno dello stesso anno venne presentato un ampio programma di nuove vedute. Tuttavia ancora il pubblico non aveva assistito a questa enorme novità. Il cinema dei Lumière si basava sul realismo della rappresentazione, mostrando scene della vita quotidiana, paesaggi e situazioni comiche. Il 28 dicembre 1895 i Lumière tennero la prima proiezione pubblica del loro cinematografo al Grand Café di Parigi, con ben 10 vedute di un minuto ciascuna. Tenete in conto questa cosa perché quel giorno in sala c'era qualcuno che il cinema lo cambiò per sempre, ma ne parleremo fra pochissimo. Il successo di queste proiezioni fu travolgente, presto il cinema divenne una forma di intrattenimento popolare e iniziò a diventare ciò che tutti noi conosciamo. I Lumière continuarono a girare decine di film, ampliando il loro repertorio con documentari e cinegiornali d'attualità, tra cui anche il famosissimo film di 50 secondi, L'arrivo di un treno alla stazione. A seguito anche la leggenda che la gente in sala all'arrivo del treno è scappata per paura di essere investita. I Lumière, con l'aiuto di operai inviati in tutto il mondo, si stima che girarono più di 1400 film. Tutti questi film però non avevano dietro quelle che oggi chiameremmo grandissime idee. Si limitavano semplicemente a riprendere unicamente piccole azioni che avvenivano davanti ai loro occhi. È infatti solo qualche anno dopo che il cinema fa la sua prima evoluzione dopo la creazione. Ogni singola cosa che citerò in questa sezione di video è definibile come il nonno di Star Wars e di tutta la fantascienza al cinema. Facciamo la conoscenza di Georges Méliès.
un illusionista e direttore di teatri francese che il 28 dicembre 1895 si trovava in una sala per scoprire la nuova creazione dei due Lumière. Affascinato dalla magia e dalle potenzialità creative del nuovo mezzo, decise di utilizzare il cinematografo ricreato da sé nei suoi spettacoli teatrali. Fondò una società, la Star Film, e allestì un laboratorio per realizzare i propri film. Creò film davvero in stile Lumière, ma ricreò anche eventi di cronaca in studio. Ma una delle cose più importanti è che fu uno dei primi registi a scoprire il potenziale narrativo del cinema, che sarà alla base di ciò solo tempo dopo. Ma perché prima ho citato Star Wars e la fantascienza? Il vero grandissimo contributo di Méliès dato al cinema riguarda la fusione del suo lavoro principale con questa nuova arte. Méliès aggiunge l'illusionismo ai suoi film. Arrivano gli effetti speciali ed il montaggio. Tra i suoi lavori più celebri c'è Les Voyages dans la Lune del 1902, noto anche come Il viaggio nella luna. Nella, non sulla luna. Sono sicuro che indirettamente conosciate almeno qualche elemento di questo film. Eccola, la luna che viene colpita all'occhio da un proiettile, che in realtà è un'astronave. È un elemento cult del cinema, citato in migliaia di prodotti e spot. Per esempio l'abbiamo anche nell'ultimo episodio della decima stagione di Futurama. La trama del film, che dura solo 12 minuti, lo potete trovare su YouTube, riguarda un gruppo di astronomi che decide di lanciare una navicella a forma di proiettile sulla Luna, usando un grande cannone. E si imbarcano proprio loro stessi nel viaggio. La navicella raggiunge la Luna e colpisce il suo occhio, proprio visibilmente contenta la Luna di questo fatto, e una volta atterrati i viaggiatori incontrano i Seleniti, coloro che abitano la Luna al suo interno. Gli astronomi quindi vengono catturati e presentati al re dei Seleniti. Riescono a fuggire tra esplosioni, fumo e tagli di montaggi vari e tornare sulla Terra, facendo cadere la navicella verso il basso, finendo in mare e venendo riportati in un porto. Una trama semplicissima, ovviamente, ma questo è stato il primo film con questa trama semplicissima. È grazie a Les Voyages dans la Lune che oggi abbiamo la fantascienza al cinema e soprattutto montaggio ed effetti speciali e visivi. Tuttavia, per anni Méliès fu lasciato da parte nonostante il suo enorme contributo al cinema. Pensate che per tantissimi anni dopo il 1902 ci furono persone che credevano che la Luna fosse realmente così. Comunque, la sua carriera subì sfortunatamente una battuta d'arresto a causa della pirateria cinematografica. Già, il suo fu il primo caso di pirateria cinematografica. I suoi film furono illegalmente duplicati negli Stati Uniti senza che avesse ancora tutelato i suoi diritti con il deposito dei negativi. Inoltre, il suo metodo di lavoro, molto improntato sullo stupire attraverso illusioni, entrò in contrasto con il metodo richiesto da tutti. Le produzioni volevano dei lavori molto più veloci e meno dispendiosi. Dopo il 1912, Méliès abbandonò l'attività cinematografica e si trovò in difficoltà finanziarie. Vendette alcuni negativi dei suoi film per mancanza di mezzi e altri li bruciò direttamente. Dopo la guerra e dopo i rifiuti, Méliès cadde nel dimenticatoio e rilevò un chiosco di dolce giocattoli alla stazione di Montparnasse. Già, quello che oggi conosciamo come il grande innovatore del cinema, il predecessore di Star Wars e della fantascienza tutta, a vendere in un chiosco. Questa storia però non può finire così. Ed infatti, per un caso totalmente fortuito, il giornalista e direttore del Cinejournal lo fece ritornare alla ribalta, riscoprendolo e permettendogli di riacquisire la notorietà perduta. Nel dicembre del 1929 venne organizzato un memoriale in un cinema francese, il Gala Méliès, e George, ancora vivo fortunatamente, venne invitato a presentare i suoi film, ritrovati dopo varie ricerche. Da circa 500 pellicole ne furono trovate solamente più di 80, che non è assolutamente male, dato che alcuni dei suoi film stavano ai piedi di donne in quel periodo. Ad oggi i film ritrovati sono più di 200, ma quello che tra tutti è diventato il simbolo di questa rinascita di Méliès, simbolo del cinema in generale, è sicuramente Les Voyages dans la Lune. George è tornato, tutti avevano riscoperto il suo genio. Gli venne anche assicurato un posto in una casa di riposo per artisti a Orly, dove morì una decina di anni dopo. Tutto è bene quel che finisce bene. Ma viaggiamo un po', spostiamoci di qualche anno e soprattutto di qualche chilometro. Arriviamo negli Stati Uniti. Più precisamente gli Stati Uniti del 1915, anno in cui un uomo, un regista di 40 anni, dopo tanto lavoro rilascia un film. Muto, ovviamente, come tutti i film che ho citato finora. Questo film è The Birth of a Nation. E l'uomo in questione è David W. Griffith. Griffith è considerato niente di meno che il padre del cinema americano. Il suo maggior contributo alla trasformazione del cinema è sicuramente lo sviluppo tecnico ed espressivo. Le riprese di The Birth of a Nation non sono più stabili su un cavalletto. Viene introdotto il dinamismo, il montaggio alternato e soprattutto la narrazione al cinema. Griffith ha trasformato il linguaggio narrativo in linguaggio cinematografico. Sfortunatamente il nostro Davidino era leggermente di estrema destra, difatti in The Birth of a Nation i nemici, quelli che oggi chiameremo i villain, sono, beh, i neri. Perché sì, non c'è un vero e proprio motivo.
Era un film abbastanza controverso anche per quel tempo. Ma tralasciando questo sgradevole elemento, Griffith in vita ha diretto più di 450 film, introducendo molte innovazioni tecniche e scoprendo anche giovani talenti. Un altro suo lavoro importante fu Intolerance, del 1916. Il film copre circa 2500 anni di storia, dalla caduta dell'antica Babilonia alla Giudea, la crocifissione di Gesù, dalla Francia del 1500 agli USA moderni, con lo sciopero del 1914. Le storie sono montate in modo parallelo e ognuna ha i suoi protagonisti. Tra le scene appare frequentemente un'immagine di una madre che dondola una culla illuminata da un raggio. Questa pausa tra le scene simboleggia la culla del tempo e il suo movimento e continuità. Questa scena si ripete ben 26 volte nel film. Ah, e ricordate la durata de Le Voyage dans la Lune, il viaggio nella luna? 12 minuti? Bene, Intolerance ne dura 197 di minuti, 3 ore e 17 di film. Non che The Birth of a Nation fosse più corto, eh. Altro che Cameron, qui c'è Griffith, che però sfortunatamente dopo alcuni successi vide la sua carriera sempre più stagna, non riuscendo nemmeno a trovare finanziamenti per i suoi lavori. La sua storia è un po' più tragica di quella di Méliès, infatti il suo ultimo film fu The Struggle del 1931, dopo il quale non tornò più a dirigere. Morì quasi 20 anni dopo a causa di un ictus, senza forse avere la notorietà che gli spettava nonostante il personaggio un po' controverso. Tuttavia, nel 1972 uscì un'autobiografia postuma intitolata L'autobiografia di David Wark Griffith, l'uomo che inventò Hollywood.